Ciao a tutti amici, ben ritrovati. Con l'arrivo del freddo, quello vero, non c'è nulla di più indicato di una buona cioccolata calda. Oggi io vi indico come fare per creare una sorta di preparato già pronto, secco, in modo tale da diluirlo nel latte al momento e portarlo sul fuoco per creare la magia di una cioccolata calda. Per la vostra cioccolata calda vi servirà un barattolo, vi darò le dosi per 4-5 tazze di cioccolato. Dipende anche da quanto latte voi andrete ad aggiungere o da quanto grande farete il vostro cucchiaio di dose. Comunque vi occorreranno 75 g di cacao amaro in polvere, 8 cucchiaini di zucchero di canna, 4 cucchiaini di fecola di patate. Dovete mescolare il tutto e aggiungere alle polveri anche 50 g di cioccolato fondente ridotto a scaglie con un coltello e se volete potrete aromatizzare il vostro cioccolato con o della scorzetta d'arancia o con un po' di cannella. Ora noi andremo a preparare una tazza di questa meravigliosa cioccolata calda con 3/4 di latte, cioè 3/4 di tazza di latte, quindi poco più di mezza tazza di latte. Prendiamo un pentolino, quindi per ogni tazza di cioccolato caldo andremo ad aggiungere un bel cucchiaio colmo di questo preparato. Può anche essere un'idea regalo, infatti dopo vedremo come ho confezionato un barattolo. Quindi andiamo a mettere il nostro cucchiaio abbondante. Mettiamo un po' di preparato e vado ad aggiungere quindi poco più di mezza tazza di latte. Dovete cercare di sciogliere a freddo tutti i grumi e poi dopo portate il pentolino sul fuoco basso e continuate a girare con l'aiuto di una frusta fino alla densità desiderata. Dato il nostro pentolino sul fuoco, un fuoco medio-basso, e con l'aiuto di una frusta continuerò a girare fin quando non sentirò più i pezzettini di cioccolato e i grumi anche di zucchero sotto al tatto della frusta praticamente, e mi renderò conto della consistenza quando la frusta farà più fatica a girare. Poi dipende anche dai gusti, non mollate la cottura perché altrimenti vi si attacca. Ecco la vostra cioccolata fumante pronta, servitela con dei pasticcini o con dei biscotti. È un'ottima idea regalo preparare un barattolo e organizzare, diciamo, perché no, un pentolino per la calda della Befana. Quindi, preparando prima questa sorta di preparato, riuscirete ad ottenere 4-5 tazze di cioccolata calda. Io ringrazio i ragazzi da Testiani e il marchio Pop. A presto, ciao!